Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Luca Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto e anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Questa lezione sarà una sorta di continuazione al libro di Apocalisse, capitolo 17, che ho fatto, e volevo aggiungere al versetto 16 del libro di Apocalisse, capitolo 17, versetto 16, che dice: e le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la prostituta, la renderanno desolata e nuda, ne mangeranno la carne e la bruceranno col fuoco. Ok? E come avevo fatto le spiegazioni sul video precedente, vi consiglio di andarlo a vedere. Una lezione molto interessante con tante informazioni utili. Ok, sono i paesi NATO, odieranno America e la bruceranno. Ok, infatti sono andato qui su Wikipedia, ho guardato la struttura militare della NATO, perché questi cosa faranno? Perdonatemi. Infatti, inizio a leggere dal versetto 12, che dice: e le 10 corna che hai visto sono 10 re che non hanno ancora ricevuto alcun regno, ma ricevete potere come re per un'ora con la bestia. Questi hanno una mente sola e daranno il loro potere e forza alla bestia, ok? Questi faranno guerra all'agnello e l'agnello li vincerà, poiché egli è il Signore dei re, dei signori e il re dei re, e quelli che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. Dunque il punto che volevo farvi vedere è qui, che loro faranno guerra quando tornerà il figlio del padre, il nostro Mashiach, Yahweh Shai, quando tornerà sui cari, così chiamati UFO, quando torneranno questi paesi NATO che hanno un militare, cercheranno di fare guerra contro di lui. Infatti andiamo a vedere qui. La struttura militare della NATO. La struttura militare della NATO è la componente operativa dell'organizzazione in base a quanto stabilito dal trattato costitutivo. La NATO è diretta da tre componenti: il vertice decisionale e il Consiglio del Nord Atlantico, ok? Del quale fanno parte degli ambasciatori presi la NATO, i rappresentanti permanenti dei paesi membri dell'alleanza, ok? E quando leggete, vedete, loro nascondono sempre delle informazioni, ma se cliccate queste frecce vedete più informazioni. E la Nord Atlantico Treaty, sapete che è tutto America, ok? Ma hanno la sede a Bruxelles, ok? E sono 30 paesi, ok? In questa militare qui loro dicono poco, parlano poco, parlano dei comandanti. Presidente del comitato militare è un inglese, ok? Il comandante supremo comanda Europa è un americano, e vedete, dunque c'è una cosa che volevo farvi vedere qui. Vedete qui dove c'è scritto 30 nazioni, c'è un punto 1 lì. Se cliccate su quel punto 1, vi apre questa pagina molto interessante. Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti sono i paesi fondatori.
ok? Ai quali sono uniti, ok? Perciò, vedete, loro questa informazione non l'hanno scritto in tutto là, ma vi fanno capire Regno Unito e Stati Uniti, ok? Regno Unito è la madre degli Stati Uniti, come leggiamo nel libro di Geremia capitolo 50, penso versetto 11, no? Che la madre sua si vergognerà di lei. E vedete tutti questi paesi, vedete che sono tutti europei, tutti questi paesi andranno contro l'America perché scopriranno qualcosa che non andrebbe bene. E come si legge qui, questi faranno guerra all'agnello e l'agnello li vincerà, poiché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e quelli che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Ed egli mi disse: le acque che hai visto dove siede la prostituta sono popoli, moltitudine, nazioni e lingue. E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la prostituta, la renderanno desolata e nuda, ne mangeranno la carne e la bruceranno col fuoco, poiché Yahweh ha messo nei loro cuori per adempiere la sua volontà e per concedere e per concordare e dare il loro regno alla bestia, affinché le parole di Yahweh non saranno adempiute, ok? E la donna che hai visto è quella grande città che regna sui re della terra. Perciò qui vedete, questi sono insieme tutti questi paesi qui, 30 paesi, che inizialmente erano 10, ok? E dopo sono diventati questi numeri qui. E quelli che la guidano sono America e la sua madre, Inghilterra, ok? E sì, tutti cercheranno di distruggere i così chiamati UFO, che sono i cari del padre, quando tornerà suo figlio Yahawashai, ma rimarranno Yahawashai li polverizza, cioè li farà diventare polvere, li brucerà perché sono nulla, ok? E poi torna con l'angelo di guerra, Mikaela, ok? E questi qui, che tutti i loro piani andrà in fumo, ok? E soprattutto America sarà distrutta, ok? Detto questo, spero che siete stati edificati e lascio tutto nel sacro nome del Padre Yahweh, Bahashem Yahawashai, Bahashem Bruka Kudash. Ok, mi doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.